quello che abbiamo riscontrato oggi in questo convegno è stata la bellezza di essere tutti insieme concordi sul fatto che l'apporto di ossigeno alle persone è estremamente importante per far sì che non ci sia un'infiammazione cronica di fondo nel nostro corpo e che l'utilizzo del self-food sotto questo aspetto sia estremamente importante proprio per apportare più ossigeno ai mitocondri, che sono le fucine della produzione energetica di ATP del nostro corpo e del nostro organismo. L'approccio nuovo, o perlomeno che va a migliorare quello che è il rapporto medico-paziente, è far capire alla persona, al paziente stesso, che il primo artefice del suo benessere è lui stesso. È lui stesso nella misura in cui riesce a migliorare i suoi stili di vita. Parliamo del rispetto dei bioritmi, della respirazione profonda, tipo treni, tipo yoga, della idratazione, che è fondamentale per eliminare i livelli acidi del corpo, e un minimo di integrazione purtroppo va fatta, a mio avviso, in quanto il cibo che mangiamo, specie se proviene da allevamenti intensivi o coltivato in maniera non energeticamente valida, non apporta sufficienti vitamine, sali minerali che permettono poi al corpo di funzionare correttamente. Quindi è estremamente importante ristabilire un corretto equilibrio del sistema neurovegetativo e una detossificazione della matrice che, se è gelificata in acidosi, non permette il passaggio delle informazioni del nostro corpo.